faccio questo video perché è arrivata un'altra fantastica scatola. Tururu. Io amo le box, cioè le box, le monthly box, come la cover box, eccetera eccetera. Questa è una box che mi ha consigliato un amico, Alvise Blink46, e tra l'altro abbiamo fatto anche con lui un video di unboxing che potete vedere quest'ora. La box si chiama One Up Box ed è una box speciale perché è a tema geek, nerd, chi più ne ha più ne metta. Specialmente ci sono un sacco di articoli riguardanti i videogiochi, che io adoro. Questa di questo mese io l'ho già aperta prima, cioè mi è arrivata mentre ero via, i miei genitori l'hanno aperta, così ho dato un'occhiata dentro, è quella che avevo già unboxato con Blink, ma vabbè, la unboxeremo di nuovo per questo canale. Vediamo un po'. Allora, è molto carina dentro, cioè verde, molto Super Mario. Dice di fare una foto e di metterla sui social. Tiriamo fuori un po' di cosette belle belle, aiuto. Allora, la prima è questa, che è, tra l'altro, le cose che si trovano qua dentro sono esclusive. È una pallina antistress di Dragon Ball. Anche Blink46 è arrivata quella con 4 stelle, che ho sentito dire che è la più rara di tutte. Quindi, però, effettivamente non è così rara se arriva tutti quella con 4 stelle. Che bella! Antistress di Dragon Ball, perfetta da tenere qua sulla scrivania quando monto i video e mi si blocca il programma. Così da scaricare lo stress. Ciao! Seconda cosa, wow! Guarda che c'è un polsino fantastico con la Pokéball. Fantastico questo polsino se siete fan della saga Pokémon come lo sono io, tra l'altro. Se non si vede, questo è il mio Nintendo 3DS. Super fan della saga Pokémon, questo è stra bello. In realtà io non ho mai capito bene la funzione dei polsini, fanno molto anni 90, ma è fighissimo comunque. Poi una toppa! E che figa questa, questa è della One Up Box, ovvero... Tra l'altro questa va stirata forse, o va cucita? Forse va stirata, non lo so, devo vedere, penso di sì. Comunque c'è un Deadpool versione panda, quindi potrei attaccarla sul mio zaino dei viaggi, che sto riempiendo di toppe piano piano, quindi prima o poi ve lo farò vedere. Lo zaino mio verde che mi porto sempre in giro. Direi che questo panda Deadpool è proprio in tema. Dopo questo c'è lui, Marvel Series 1 Vinyl Collectible. Sono degli omini della Marvel, in questo caso abbiamo Wolverine, molto carino, cioè molto carino. Oh, vorrei uno scaffale dove mettercelo, è proprio davvero fatto bene. Questo non so se tirarlo fuori dalla scatola, ma comunque, vabbè, si vede bene, quindi non c'è bisogno. Abbiamo un adesivo che io sono troppo contenta che in realtà mi hanno mandato anche a me questa stessa scatola solo per questo adesivo, che è l'adesivo di Super Smash Bros. Devo trovare dove appiccicarlo, se avete idee fatemelo sapere voi dove lo attacchereste. Ultima, tarara, la maglietta, perché in questi box ogni mese si mandano una magliette diverse. Io so già qual è, però ovviamente sono contenta, è enorme, cacchiarola. Ovvero Link contro Splatoon. Io direi che è strabella, non vedo l'ora di metterla, però non capisco perché è enorme. È una L e io le avevo chiesto una S, ma vabbè, è uguale, la uso comodosissima, magari, mi dispiace un po', però vabbè, glielo farò presente. Sì, esatto, perché ci sono le taglie, potete scegliere voi le taglie. Tra l'altro questa scatola prima non arrivava in Italia, adesso arriva in Italia con un costo leggermente maggiore rispetto all'America, purtroppo, ma ci si può fare, siamo lontani e facciamocene una ragione. Vi lascio il link qua sotto per poterla acquistare. Inoltre vi lascio anche con due notizie. La prima è che questo 19 e 20 settembre sarò con Marcello e Nicolò al Damnia Comics. Tra l'altro sto fangirlando di brutto perché ci sarà Giovanni Musaccia. Cioè, io non so se vi rendete conto, Giovanni Musaccia, Maremma, ah, vabbè. Comunque sono contenta anche perché probabilmente, se troverò il coraggio, porterò un cosplay che ho realizzato tempo fa e che non avevo mai messo perché mi vergognavo come una ladra. Però lo farò probabilmente, quindi mi raccomando, supportatemi. Se siete lì a Foggia, venitemi a salutare, venitemi a abbracciare. E anche perché, cioè, se sono sola, non posso.
Cristo. Questa e la seconda cosa è che dopo Foggia, domenica sera, io e Nicolò andremo direttamente a Napoli, staremo lì una notte e poi inizieremo il nostro nuovo viaggio per l'Italia, che durerà 5 giorni a bordo di un'ape calessino con De Gira e Generali Assicurazioni, lo stesso che ha fatto Lelli Mello, che saluto, ciao Lelli. Faremo questa avventura, sono molto elettrizzata perché non ho mai guidato un'ape calessino. In realtà sono contenta perché da quando sono stata in Thailandia mi sono innamorata di questo mezzo che la si chiama Tuk Tuk. Quindi seguiteci e magari ci potremo anche incontrare durante il nostro tragitto che attraverserà l'Italia. Spero proprio di vedervi, spero che questa Wallapbox vi sia piaciuta, fatemi sapere se cosa vi è piaciuto di più. Vi mando un bacione e vi do la buonanotte perché adesso